Giornata dedicata alle scadenze fiscali oggi? Purtroppo sì. IMU, TASI, modello 730 e unico. Giornata a dir poco impegnativa per i contribuenti e gli addetti ai lavori. Le quattro scadenze si sono accavallate, ovvero l'IMU sulle seconde case, la prima rata della TASI, la nuova tassa sui servizi indivisibili per i comuni lariani che hanno approvato in tempo le delibere che fissano le aliquote, e se ancora non bastasse, sempre entro oggi andavano presentati i modelli 730. Infine, ultimo giorno utile per pagare le imposte derivanti dal modello unico senza sovrattasse. Mattinata intensa al centro di assistenza fiscale della CISL in città in via Rezzonico. Numero alla mano, i contribuenti comaschi si sono messi in fila e hanno aspettato il proprio turno. Io sono venuta a ritirare il 730 che ho fatto giorni fa e sono venuta a ritirarlo, ma sono venuta un'oretta fa, qua dentro non si poteva neanche respirare perché c'era un sacco di gente. Devo fare il modello unico, quindi è l'ultimo giorno, penso che sia il giorno utile. Come mai è venuto oggi? Avevo l'appuntamento oggi. 7.30. Ho consegnato un precompilato e ho l'appuntamento per ritirare il mio precompilato che loro hanno controllato. Spero che riesca a risolvere sia per la TASI sia per l'IMU della seconda casa, di riuscire a risolvere oggi. Sono qui apposta per l'IMU della seconda casa e sto aspettando che mi facciano il calcolo perché oggi è la scadenza. Spero di risolvere la cosa al più presto perché devo pagarla prima di pagare qualche multa. C'è stato questo accavallarsi di scadenze. Perché ci eravamo organizzati per chiudere quantomeno il 7.30 al 31 maggio, invece c'è stata la proroga, perché ci eravamo organizzati per l'IMU, ma si è sommata la TASI con tante incertezze. E proprio la prima rata della TASI ha reso il tutto ancora più complesso. L'esordio della nuova tassa è stato alquanto travagliato, visto che la maggior parte dei comuni non è riuscita ad approvare in tempo le relative aliquote, generando ancora più confusione tra i cittadini. Ma le complicazioni non sono mancate neppure per le amministrazioni che hanno deliberato. Alcuni comuni hanno dato la disponibilità a ricevere i versamenti entro il 30 di giugno senza sanzioni, senza maggiorazioni, e anche il governo sembra stia andando in questa direzione di considerare comunque validi e non sanzionabili i versamenti fatti in modo non corretto o in ritardo proprio per le incertezze causate dal ritardo nelle delibere. Non l'ho ancora pagata perché oggi l'F24 me lo devono compilare, quindi la pagherò. Se faccio in tempo entro oggi, altrimenti quanto sarà possibile. Mi sono chiesta, ma mi sono persa qualcosa, che non so niente, che ho sentito il telegiornale, e invece dopo ha detto che ancora il Comune di Como non ha ancora deliberato.